Damiano Bonoli è il vicepresidente dell'Ecobel Club Ticino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. È sempre in forze con alcune squadre qui alla gara di Monza di veicoli elettrici. Sì, certo, Ecobel Club anche quest'anno ad Aria Nuova Monza ha 5 equipaggi più uno ospite che è Protoscar con Lampo 1 e Lampo 2, quindi prototipi, Lampo 1 in corsa e Lampo 2 esposta qua dietro. Ecco, so che ci sono alcuni problemini, tra virgolette, in Ticino e in Svizzera in generale, perché facciamo una sintesi, l'azienda Mesdea ha venduto o ha comunque ceduto un ramo di azienda, una parte di questa azienda si occupava della riscossione del leasing delle batterie. Voi sapete che in Svizzera si utilizza il regime di leasing delle batterie e l'acquisto della macchina. E questa nuova azienda, che ha sede, se non sbaglio, a Zurigo, ha deciso di aumentare brutalmente anche il costo di questo leasing. Mi puoi dire qualcosa in più riguardo a tutto questo che ho detto prima? Certo, perché il nostro club difatti è un po', e quindi i possessori soprattutto delle Twingo elettriche che contavano su Mesdea, soprattutto noi in Ticino, avendola fuori dalla porta di casa, purtroppo ora devono fare capo a Zurigo, all'azienda Camus, che ha rilevato per la Svizzera le attività di Mesdea. Oltretutto c'è una ditta che è l'Alpina nel Varesotto, che invece ha rilevato le attività per quanto riguarda l'Italia. Però purtroppo la cattiva sorpresa è che i prezzi sui leasing delle batterie Zebra sono praticamente raddoppiati. E chiaramente questo non è sopportabile da molti di noi, quindi anche noi come club stiamo cercando di operare per vedere un po' di salvare il salvabile. Purtroppo al momento la situazione è questa qui, è chiaro che il nostro impegno è quello di riuscire a trovare un accordo finanziariamente più favorevole. Ecco, quali sono stati i punti sui quali state parlando? Immagino che sono iniziate delle conversazioni per cercare di ripianare questa situazione, di far pagare la stessa cosa o comunque di cambiare le cose di come stanno attualmente. Sì, allora le possibilità in fin dei conti sono due, perché questa azienda, appunto Camus di Zurigo, ha proposto anche eventualmente l'acquisto della batteria, però è chiaro a questo punto senza più supporto tecnico direttamente in Ticino, perché per loro è chiaramente gravoso. Anche perché costano un bel po' di quattrini le batterie. Certo, sicuramente, quindi alcuni di noi hanno già deciso di rilevare la batteria, però chiaramente quel giorno che dovessero avere dei problemi non è garantito che qualcuno poi li metta a posto. Chi invece vuole continuare leasing, però pagando molto di più, sarà ancora servito, però non si capisce bene ancora come e dove, perché la distanza tra dove sono i veicoli e l'azienda rimane. Stiamo appunto discutendo noi come club per mettere assieme una massa critica minima di veicoli, per fare in modo di alcune operazioni magari già riuscire a farle noi direttamente, come facciamo già su veicoli più vecchi che sono alle nostre spalle, tipo le 106 elettriche, però è chiaro che è un po' un impegno in più che va ad aggravare sulle spalle dell'Ecovel Club stesso. Vedremo, insomma, di cavarcela. Ecco, e come tempi, cosa prevedete di tempi di soluzione di questo problema? Sicuramente entro il mese di giugno, perché anche quello che ha preteso Camus in un certo senso, perché dal mese di giugno dovrebbero essere in vigore i nuovi contratti, quindi in tempi brevi si saprà se si riuscirà a fare qualcosa o se molti di noi saranno poi costretti ad abbandonare il veicolo elettrico. Ecco, ma nel caso negativo, ci sarebbe un abbandono in massa, diciamo così, del veicolo elettrico, o c'è qualche altra possibilità da qualche altra parte per continuare in qualche modo il più favorevole possibile? In massa non credo, perché noi ci crediamo in prima di tutto, quindi sicuramente magari qualcuno, allora, prima di tutto vorrei ancora rimanere nell'ipotesi di riuscire ad strappare un prezzo migliore, ma nel caso in cui non dovesse funzionare qualcuno, io stesso ad esempio, la mia intenzione è quella di rilevare la batteria. Qualcun altro avrà la mia stessa intenzione, qualcun altro ancora magari cederà il veicolo, ma penso che un nucleo duro rimarrà in ogni caso. È chiaro che è comunque ancora un piccolo duro colpo a chi credeva nell'elettrico. Adesso vediamo, perché ci sono comunque altre cose che si stanno sviluppando, vediamo se abbiamo la possibilità di avere finalmente questi nuovi veicoli tanto annunciati da molte case che vanno per la maggiore, oltretutto.
Ecco la differenza tra chi ci crede e chi non ci crede. Il signor Bonoli ha detto che sarebbe disponibile eventualmente a acquistare la batteria. Quanto costa la batteria? La mia batteria, visto che ha fatto tanti chilometri, costerà poco o niente, quindi probabilmente io me la caverò con un 1000 franchi o qualcosa del genere. È chiaro che chi dovesse avere delle batterie quasi nuove, appena cambiate, eccetera, eccetera, il prezzo può lievitare facilmente subito verso qualche decina di migliaia di franchi, perché una batteria nuova costa 20.000 franchi circa. Sono 15.000 euro più o meno? Esattamente, sì, sì. E Damiano, io ti ringrazio per tutto e sarà alla prossima, anche perché sta arrivando la Peugeot della vostra squadra che ha finito la gara e quindi prima che si porti via la telecamera è meglio che noi finiamo questa intervista. Grazie e a risentirci, a presto, grazie.